E continuiamo a restare sull'argomento dell'incendio della Pineta d'Annunziana, perché questa mattina c'è stato un sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Per noi c'era il nostro collega Luca Pompei, che è collegato in diretta con noi. Buongiorno Luca. Allora, vorremmo sapere cosa è emerso da questo sopralluogo, visto che appunto eri presente anche tu. Sì, un saluto a te Anna, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, in effetti lì i Vigili del Fuoco ci sono sempre, c'è una postazione fissa anche per non far entrare curiosi e anche per il pericolo del crollo di alberi, gli alberi che sono purtroppo bruciati, anche quindi per una questione di sicurezza. Era previsto questa mattina un sopralluogo con il sindaco. Noi però ci siamo fatti scortare dai vigili del fuoco e siamo entrati nell'area del disastro, accompagnati, tra un po' lo facciamo vedere, da Angelo Ferri, disaster manager, attuale vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Esperti di Protezione Civile, anche perché Anna, noi sui social vogliamo cominciare a fare un certo tipo di percorso di comprensione, di ricerca di chiarezza su quanto accaduto, per insomma cercare di capire fino in fondo le ragioni di questa vera e propria tragedia. E siamo partiti da un punto preciso, cioè quello della manutenzione, della prevenzione e della vigilanza. Il collega Paolo Durante ne parlava poc'anzi, si faceva riferimento a un servizio di volontariato. Ebbene, Angelo Ferri ci ha spiegato che anni fa c'era una convenzione tra la Protezione Civile e il Comune di Pescara per fare servizio di guardiania nei luoghi sensibili della nostra città, soprattutto in giornate particolari come quella di domenica, da Bollino Rosso, con temperature altissime, vento di Garbino, e per cui in giornate come quelle era assolutamente necessario prevedere un servizio di guardiania H24, non solo per prevenire piccoli incendi, ma anche per scovare malintenzionati, come invece purtroppo è accaduto domenica. Questo servizio non è stato svolto, purtroppo, ce ne rammarichiamo, cercheremo di capire il motivo, anche perché alla luce di un piano naturalistico del Comune di Pescara questo servizio dovrebbe essere previsto. La convenzione con alcune associazioni di protezione civile non è stata firmata e per cui abbiamo approfondito questo tema e cercheremo anche nei giorni a seguire di capire se questo servizio di guardiania avrebbe potuto evitare il disastro che c'è stato. Torneremo sulla vicenda noi dei social perché, ripetiamo, non vogliamo mollare di un centimetro rispetto a questa tragedia che si poteva evitare e soprattutto speriamo che, grazie anche all'intervento dell'autorità giudiziaria, si possa giungere al responsabile di questo disastro. Ricordo ovviamente il consueto appuntamento con il bollettino Covid del pomeriggio con il collega Enrico Giancarli. Ti restituisco la linea, Anna.